Io credo che Mantova non possa non piacere, ora no, non si tratta di piaggeria, ma è un posto oggettivamente straordinariamente bello, è pieno anche di, come si può dire, un'ospitalità larga, calda, aperta e colta. Di solito le cose non vanno sempre insieme. Come ho scelto le fotografie? È stato un lavoro abbastanza lungo, ho fotografato per una settimana circa. Quello che stavo cercando nel momento in cui ero qui era quello che cerco sempre quando faccio questo tipo di lavoro, ovvero come il passaggio degli esseri umani influenza l'architettura, come più che l'architettura, l'architettura come potere, come sistema regolatore dell'interazione umana. E ho trovato delle risposte molto diverse a quelle che ho trovato nelle altre città in cui ho fatto questo lavoro, e con una sorpresa magnifica, una luce che riesce a magnificare tutto e che riesce a nascondere la parte oscura degli uomini, non so. Ho scelto il bianco e nero per questa serie di progetti legati alle città perché è nel confine tra la luce e l'ombra che si manifesta meglio il rapporto tra gli uomini e le città. Si manifesta meglio il segno che la città lascia addosso agli uomini. In questo senso il colore è un sistema meraviglioso di rappresentazione del mondo, ma anche estremamente distraente. Secondo me il bianco e nero per questo tipo di progetto riusciva a far esplodere le contraddizioni che io stavo cercando e la magnificenza che stavo cercando, che è sempre la magnificenza degli uomini, mai delle città. Gli uomini che resistono alle città.